nuova ricetta, la confettura di mele. Ringrazio Lorenzo per la ricetta. Questa ricetta si può mangiare come marmellata oppure come accompagnamento con i formaggi. Ingredienti. Per questa ricetta avremo bisogno di un po' di cannella, 1 chilo di mele, 100-150 g di zucchero e un limone. Abbiamo tagliato le mele e adesso aggiungiamo gli ultimi dadini. Ok? Aggiungiamo lo zucchero e la cannella. Adesso giriamo. Ho aggiunto anche il limone. Il succo di limone con lo zucchero a contatto con le mele, riposando nella notte, le mele rilasceranno il liquido, così che nella cottura non dovremo aggiungere l'acqua. Ok, adesso con un coperchio chiudiamo e lasciamo riposare. Se vi piace il mio grembiule nuovo, iscrivetevi con la campanella. Se invece non vi piace, lasciate un like con il pollice in su. Allora, le nostre mele hanno riposato, come si può vedere sotto c'è un sughetto. Adesso lasciamo cuocere a fiamma bassa. Okay. Intanto qua sta bollendo l'acqua per sterilizzare i nostri vasetti. Intanto qua abbiamo un piatto vuoto e lo andremo a mettere nel frigo. Dopo vi spiego il perché. Ok, i nostri vasetti sono sterilizzati, adesso spegniamo il fuoco. Lo appoggiamo su un panno pulito. Ok, adesso vediamo un po' questa confettura. Molto buona. Adesso appoggiamo il coperchio così che possa evaporare. Adesso vi spiego il perché del piatto in frigo, per vedere la densità della nostra confettura. Cioè, ne metteremo un pochino sopra e gireremo il piatto. Se scende ma rimane poi ferma, è perfetta. Se scende troppo in fretta, deve cuocere di più. Se invece rimane ferma, abbiamo un problema. No. Ok, eccoci qua. Allora, adesso abbiamo l'ultima girata che ci siamo quasi. Ok, adesso possiamo tenerla così a dadini oppure, come piace a me, fare una mousse. Ok, abbiamo preso il piattino con un cucchiaino. Mettiamo qua. Ok, giriamo. Perfetto. Ludo. Invasiamo. Adesso che è bello pieno, lo chiudiamo
e lo lasciamo a testa in giù. Ok, chiudiamo anche l'ultimo e lo mettiamo al contrario. Facendo così si creerà il sottovuoto e si potrà conservare anche per più mesi. Se ne ve ne rimane un poco, proprio per sbaglio, potete slapparvelo. Buono. Ok, ci siamo. Qua abbiamo un pezzo di toma. Togliamo. Ok, sì, ci siamo. Prendiamo un po' di confettura. Mettiamo sopra. E voilà. Squisito.